Zenone Veronese, dal Garda giunse al mondo dell'arte dell'epoca sua, nel cuore del Rinascimento, con un viaggio solo. Non era necessario all'epoca viaggiare chissà quanto per vedere tutte le novità dell'arte. C'era un nuovo mercato che permetteva di conoscere tutto in tempo reale, il mercato della stampa. L'artista che sconvolse la vita del signor Zenone era Raffaello, propenso a sconvolgere la vita di molti. Ci racconta Friedrich Wackerröder, famoso poeta romantico, che il Francia, al secolo i Raibolini, pittore bolognese famoso, all'arrivo della Santa Cecilia Raffaella a Bologna fosse svenuto e poi morto per la troppa bellezza dell'opera che l'aveva messo in condizione di comprendere quanto egli fosse poco abile a realizzare il miracolo dell'opera d'arte. Perciò, andando verso Rimini, dove si registrano sue opere, a tutti gli effetti Zenone aveva avuto l'opportunità di vedere opere importantissime, appunto la Santa Cecilia citata, verosimilmente la sublime Madonna di San Sisto che stava a Piacenza, che poi frati infidi vendettero a Dresda all'elettore di Sassonia all'inizio del Settecento, opere che all'epoca creavano un vero e proprio culto, un vero e proprio pellegrinaggio. Perciò egli si fece ambasciatore di questo sermo, di questo lessico tosco emiliano da cui deriva il classicismo, e lo portò verso i territori veronesi, dove poi continuò a dipingere assai fortemente per le chiese e i luoghi sacri intorno al Garda, intorno a Salò dove abitava e in altri luoghi circonvicini, portando quindi tutto un mondo che aveva trovato straordinaria velocità nel definire nuovi ideali artistici verso una provincia apparentemente più sonnacchiosa e addormentata, che invece era perfettamente in grado, per tramite delle stampe e dei pittori che giravano, di poter comprendere e assimilare e far proprio la rivoluzione di Raffaello.